Io ci avrei messo la firma per avere, alla vigilia del campionato per avere 15 punti dopo 12 partite, perché, ti ripeto, con tutto quello che è accaduto, dico, potevano essere anche meno, perché non era facile. Quindi valgono tanto, comunque il Parma deve arrivare quantomeno a 40, 40 li deve fare, dico, quindi ne mancano altri 25 e per farli bisogna giocare con la stessa mentalità di sabato scorso, come se fosse la partita della vita, come se fosse la partita finale di Champions, perché ogni punto bisogna mettere un punto dopo l'altro senza guardare troppo lontano, guardando day by day, giorno per giorno per arrivare a questa salvezza che secondo me è un traguardo importantissimo, perché dopo aver vinto il campionato, dopo aver conquistato questa categoria in maniera talmente imprevedibile, splendida nello stesso modo, Miracolosa, miracolosa. e devo dire che bruciare tutto per un eccesso di sicurezza, di tranquillità, una tranquilla, che vuol dire una tranquilla salvezza? La salvezza non è mai tranquilla, la salvezza la devi lottare, la devi conquistare. Nel momento in cui diventa tranquilla diventa un'altra cosa. E in questo minuto pensiamo a salvarci, poi la tranquillità poi ce la giochiamo in altri momenti. Dopo le ultime quattro partite il bilancio possiamo giudicarlo abbastanza positivo perché il Palermo si è tolto, almeno temporaneamente, speriamo definitivamente, da una zona critica, ma soprattutto ha dato la sensazione di aver acquisito qualcosa che nelle prime 8-9 partite non si era visto, cioè una presenza dal punto di vista mentale più visibile e la costruzione di una squadra che non ha grandissimo talento ma che ha imparato a lottare. E quindi già questi sono due elementi che sono preziosi nel campionato di Serie B e probabilmente hanno determinato gli ultimi quattro positivi o parzialmente positivi risultati. Eravamo molto scoraggiati prima del doppio turno, anzi già, ancora dopo il doppio turno casalingo con Pisa e Cittadella eravamo molto scoraggiati. Le ultime due partite invece ci hanno consentito un po' di tornare a sorridere.